Sono uscite due nuove evolutions devastanti a tema centurione. Andiamo a vedere quali sono le carte più interessanti e come funzionano. Come al solito andiamo nella sezione delle evoluzioni all'interno del nostro club e come potete vedere sono state aggiunte due sfide molto interessanti. La prima è centrocampisti box to box centurioni, che ci permette di poter andare ad uppare un giocatore che abbia overall massimo 84, velocità massimo 89, tiro massimo 81, difesa massimo 82, fisico massimo 82, ruolo CC e stili di gioco massimo 7, andando a guadagnare tutta una serie di attributi molto interessanti, perché al primo step andremo a prendere più 3 di tiro, più 3 di dribbling, più 3 di fisico, inesauribile come stile di gioco, e rendimento in attacco alto. Al secondo step andremo a prendere un più 3 di velocità, un più 3 di passaggio e dello stile di gioco mastino. E infine, per quanto riguarda il terzo step, andremo a prendere un più 3 in difesa, il passaggio calibrato come stile di gioco e rendimento difensivo alto. Quindi fondamentalmente, oltre ad upgrade statistici, questa evoluzione ci permette di aggiungere due playstyle, il mastino e il passaggio calibrato, e soprattutto trasformare il work rate di una carta in alto alto. Come al solito andiamo a farci adesso un giretto su Foot GG, in maniera tale che andiamo a vedere quali sono le carte migliori che possiamo andare ad inserire in questa prima evoluzione. Quindi nella sezione evolution vediamo che sono proprio le prime due evoluzioni in evidenza. E andiamo a vedere la prima carta che secondo me merita di essere inserita nel centurione centrocampista box to box. Vi ricordo che andando a fare eligible players praticamente potete andare a vedere tutti quelli che sono i giocatori meritevoli. Il primo che però vi voglio proporre è il buon Aurélien Tchouaméni, centrocampista difensivo del Real Madrid. Ragazzi, questo per me è una mina incredibile. Io lo sto giocando titolare nella sua versione base e lo sto preferendo come centrocampista più difensivo, soprattutto in un 4-5-1, a tanti giocatori. Per quale motivo? Andiamo a vedere la sua versione oro innanzitutto. E potete ben vedere che questa è una carta che presenta già un'infinità di playstyle, soprattutto degli ottimi playstyle in fase difensiva. La sua carta invece evoluta va a prendere un più 3 di velocità, un più 3 di tiro, un più 3 di passaggio, più 3 di dribbling, più 3 di difesa e più 3 di fisico, ma soprattutto il work rate passa da normale alto ad alto alto, quindi per avere ancora più dinamismo di questa carta. In più, come vi dicevo in precedenza, questo giocatore qua si va a prendere anche ulteriori playstyle, tra cui il passaggio calibrato argento, che gli danno una mano anche in fase di impostazione. Quindi attenzione a Tchouaméni, perché secondo me è una delle carte a magari alle quali non avete pensato, ma che potrebbe tornarvi più comodo anche in ottica intese. Un'altra carta molto interessante è Crystal Dunn, centrocampista americana che può ricoprire diversi ruoli, il COC, il CDC e il CC. La sua carta base già presentava delle ottime caratteristiche, perché 4-4, alto alto, presenta appunto, vi ripeto, delle ottime stats che si vanno a boostare ulteriormente perché andiamo a guadagnare un più 3 in tutte quante le statistiche, ma quello che maggiormente ci interessa è a livello di playstyle, perché la sua evoluzione va a guadagnare dei playstyle molto interessanti per quelli che sono i ruoli che va a ricoprire, che completano già quella che è un'ossatura di base molto buona per una carta che costa alla fine 4700 crediti. La Dan potrebbe essere anche molto interessante se vi andate a schierare il trio delle donne Morgan, Rodman e Swanson. Ci potete aggiungere anche questa, che bene o male ve la potete rivendere sia in maniera un po' più difensiva che in maniera un po' più offensiva. Adesso vi faccio vedere due giocatori che, se avete mantenuto un po' delle evoluzioni iniziali, potete andare a concatenare all'interno di questa sfida facendo più evoluzioni. Il primo giocatore è Ryan Gravenberg. E perché vi dico di andare a concatenare diverse sfide? Cosa dovete fare? Gravenberg, vedete che ha la sua carta di partenza versione 79. Se gli andate ad applicare la prima evoluzione, il Welcome to Evolution, vedete che si becca dei più 1 di velocità, di passaggio, di dribbling e di fisico, arrivando come overall ad 80, ed è una carta che è già 4-4 con un work rate di normale normale.
Successivamente, se avete l'evoluzione Golden Glow Up, potete fare il passaggio da 80 ad 84 regalandogli un più 1 di velocità, un più 3 di tiro, un più 3 di passaggio, un più 3 di dribbling, più 3 di difesa e più 3 di fisico. Work rate rimane uguale, sempre il piede debole e le stelle skill uguali, però la carta inizia a diventare molto più sostanziosa. Ed è lì che poi andate ad applicare, infine, quest'ultima sfida uscita ieri, che è appunto il Centurioni box to box, e sta carta diventa totale. Perché? Prende un ulteriore più 3 a livello statistico, il work rate diventa perfetto, da normale normale ad alto alto, e come potete vedere si va anche a caricare in una maniera incredibile di playstyle. Stesso discorso lo si può fare per Jean-Rickner Bellegarde, anche lui un centrocampista della Premier League, quindi facilissimo da ibridare, francese peraltro, perché gioca al Wolverhampton, e gli potete fare in questo caso due evoluzioni. La prima è quella del Trailblazers Interceptor, se non è stata ancora sbloccata, facendolo passare da 75 ad 83 con degli ottimi aumenti statistici, e poi gli piazzate, una volta fatta quella, la Centurioni box to box. Mi diventa un 86 alto alto, 3-3 ma comunque più difensivo, 85 velocità, 79 passaggio, 87 dribbling, 83 difesa e 82 fisico, e lui avrebbe anche l'intercetto dorato, oltre comunque ad una serie di playstyle molto carucci. Pensavate che me ne fossi dimenticato, ma ovviamente non posso ignorare il buon Marcos Llorente, che per me è una delle carte che rischia di essere proprio più sbroccata in assoluto all'interno di questa evoluzione, ma insomma lo conosciamo benissimo, ricopre una valanga di ruoli perché vi può fare pure il terzino, e soprattutto in un ruolo in Liga dove a destra c'è una grande carenza, potrebbe aver senso anche sbloccarlo da terzino, ma questo con tutti quei più 3 diventa un Gullit Gang, quindi stats tutte sopra l'80, alto alto, con 3 di skill, 4 di piede debole e una versatilità pazzesca, anche perché guardate qui playstyle che c'ha, diventa veramente definitivo. Quindi ve l'ho lasciato per ultimo perché era quello abbastanza un po' più scontatello degli altri, però diciamo che se io dovessi scegliere al momento opterei tra uno Llorente e l'altro Tchouaméni, che secondo me sono anche quelli che vi si rivendono poi meglio in futuro a livello di intesa eccetera. Siamo alla seconda e ultima evoluzione introdotta in serata di ieri, che è Cecchino Centurioni. Ci permette di uppare un giocatore con overall massimo 77, velocità 88 massimo, tiro massimo 75, dribbling massimo 80, fisico massimo 75, ruolo AS, numero di stili di gioco massimo 7. Andremo a guadagnare al primo step un più 5 velocità, più 5 fisico, più 7 di tiro, più 8 di passaggio. Andremo a guadagnare un più 8 dribbling, alto in attacco come rendimento e il tiro di precisione come stile di gioco, e infine un più 8 di tiro, un più 1 di piede debole, lo stile di gioco della trivela e rendimento difensivo basso per renderlo più offensivo. Ripassiamo su foot.gg e vediamo quali sono le migliori evoluzioni anche per quest'altra sfida. E il primo giocatore è un giocatore di Premier League ed è Hwang Hee-chan. Molto interessante perché vi dà la possibilità di poter andare un link un po' più forte al buon Son, un giocatore che ha 4 skill e ovviamente si becca il 5 di piede debole, al quale potete fargli anche la doppia col Welcome to Evolution o se no direttamente quella del Centurions Sharpshooter. Si becca un più 5 di velocità, un più 5 di tiro, più 8 di passaggio, un più 8 di dribbling e un più 5 di fisico. Giocatore molto ma molto interessante, dotato anche in questo caso di ottimi playstyle, in particolare la trivela e il tiro a giro, quindi praticamente tutto il repertorio delle conclusioni da fuori. Bel body type, secondo me lui ve lo portate a casa, se vi serve magari che avete Son Potm e male non fate. Ritorniamo su foot.gg e vediamoci insieme quali sono i migliori giocatori anche per quest'altra sfida. Il primo di cui voglio parlare è Hwang Hee-chan, carta molto interessante in quanto della Premier League, e ovviamente anche su di lui, se ce l'avete ancora, potete fargli la doppia. Quindi fate prima Benvenuti in Evoluzioni e poi il Centurion Sharpshooter per portarla a 87, altrimenti da 76 me lo portate semplicemente con un'evoluzione a 86. Giocatore di tutto livello, si becca ottimi upgrade statistici perché questa evoluzione appa di tanto le statistiche. Può fare l'esterno sinistro, l'ala sinistra e la punta, quindi molto versatile.
4 stelle skill e 5 di piede debole, ma soprattutto uno strong link a Son che non è per niente da sottovalutare, perché potrebbe tornare comodo qualora magari vi siete sbloccati il Potm, cioè avete Leaf, eccetera. Altro giocatore molto molto valido è Jonathan Bamba, francese di Liga Spagnola, in un campionato dove lì a sinistra non è che c'è questa grande alternativa, tolto Vinicius che però è un top e costa bei crediti. Anche per lui 4 stelle skill, 5 piede debole, giocatore molto rapido, dato di un buon tiro, di un discreto passaggio, dribbling. Anche Bamba è una carta di assoluto valore per quanto riguarda la sfida del Centurions Sharpshooter. Così come un'altra carta molto interessante è quella di Pedro Neto. Ritorniamo in Premier League, un altro giocatore che può giocare sia a sinistra che a destra, ma anche da attaccante, molto molto versatile. Bei upgrade statistici, anche per lui il 4 stelle skill e il 5 di piede debole potenziato dall'evoluzione. Andiamo a vedere le statistiche interne, ha un'ottima finalizzazione e una gran potenza tiro, anche una discreta freddezza, anche se il parametro è un po' così, però è un giocatore molto agile, stamina siamo lì lì, ma ottimi playstyle perché ha il tiro a giro, la trivela, il razzetto e il rapido, quindi Pedro Neto anche approvatissimo. Rimanendo in tema di Premier League, una carta che vi volevo far vedere è questo Nelson, un argentone al quale gliene potete fare due devoluzioni, sia la Welcome che la Centurions Sharpshooter per portarla a 85, ma qualora vogliate portarla a 84 non cambia niente se avete già fatto quella. Diventa anche lui 4-4, può giocare sia a sinistra che a destra, quindi un bel jolly, rapido, un buon tiro, un buon passaggio, un buon dribbling. Diciamo che può essere anche magari un super sub che vi andate a prendere gratuitamente facendo l'evoluzione e ve lo tenete in panchina. Chiudiamo con una piccola hidden gem per la Serie A, che è Nemanja Radonjić. Da 75 mi diventa 85, anche lui super versatile, può fare sinistra, destra, trequartista e anche la punta. Veloce, buon tiro, buon passaggio, buon dribbling, pecca leggermente in fisico, ma se andiamo a vedere quelle che sono le sue problematiche sono l'aggressività e purtroppo un po' la stamina, quindi lo dovremo probabilmente sostituire. Però anche qua per una Serie A diciamo che potrebbe essere sfizioso, magari all'inizio avete iniziato da poco, vi piazzate lui che comunque è un giocatore che ci può stare tranquillamente. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito se siete d'accordo con i miei consigli, quali carte magari avete già evoluto. Sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e niente, vi auguro una buona giornata, un saluto ai vostri Berossi e a presto, ciao!